gentili ascoltatori ed amici sportivi di tutto il mondo, bentrovati in questo nuovo programma dal vostro Luigi Di Dieco, un nuovo viaggio da vivere insieme, lungo il quale avremo modo di conoscere ed ascoltare nuove storie appassionanti, storie di uomini che hanno affrontato la vita spendendosi in campo, credendo fortemente in un sogno e lottando intensamente in mezzo al campo per poterlo realizzare. Abbiamo sofferto insieme a loro per le sconfitte più dure, abbiamo gioito per le vittorie più entusiasmanti, ci hanno fatto letteralmente innamorare delle loro prodezze sportive, laureandosi così per sempre campioni con lode. Ed oggi, insieme, rivivremo le stagioni del cuore. Amici, bentrovati, diamo subito inizio ad una nuova storia. A Campioni con Lode arriva Lorenzo Minotti. Lorenzo, benvenuto. Partiamo subito con un primo ricordo indimenticabile. Stagione 86-87, la tua ultima con il Cesena e con quella squadra conquistaste la Serie B. Che stagione fu? Ma fu una stagione incredibile per noi perché partimmo molto male. A novembre eravamo nella parte destra della classifica, c'erano parecchi problemi. Il mister Bruno Bolchi decise così di dare una svolta col mercato, arrivarono Bordini, Aselli e dal Parma, e poi fu dato spazio ad alcuni giovani, fra i quali c'ero anch'io, gli altri si chiamavano Ruggero Rizzitelli, Sebastiano Rossi, quindi gente che poi ha fatto una grande carriera. E da quel momento riprendemmo a risalire in classifica, tanto è vero che poi arrivavamo a giocarci gli spareggi per la promozione. Furono spareggi incredibili perché fu uno spareggio 3 con Cremonese e Lecce, arrivavamo ancora a pari punti con Lecce, quindi rigiocavamo un'altra partita, eravamo già nel mese di luglio e vincemmo lo spareggio San Benedetto con per l'entusiasmo di tutti i tifosi romagnoli e riconquistammo la Serie A. Io me la godetti poco perché il giorno dopo dovevo partire per il servizio militare e da lì poi così cominciò la seconda parte di questo mio inizio di carriera, perché arrivando tardi in ritiro, Mister Bigon, la Serie A forse era qualcosa ancora di troppo grande per me, non trovai tanto spazio, tant'è vero che poi la stagione successiva a novembre andai a Parma. Arriva dunque il saluto di Lorenzo Minotti a tutti i tifosi del Cesena nel mondo. Ma il saluto è che Cesena è una piazza per il calcio fantastica e quindi adesso mi auguro che presto possa ritrovare quella che è la sua dimensione. Cioè Cesena secondo me è una squadra che deve stare in Serie B, una squadra che ha quella dimensione lì, e poi lavorando come si sa fare da queste parti e cercando di così di far sviluppare il talento di tanti ragazzi giovani che ci sono da queste parti, puoi creare le basi per ritornare in Serie A, sapendo che ci si potrà stare, non tantissimo, però quello deve essere l'obiettivo, anche se adesso ovviamente ci sono anche prospettive completamente diverse perché è la proprietà americana, quindi capiremo se i nuovi proprietari del Cesena avranno voglia anche di regalarci solo ulteriori soddisfazioni che magari adesso non sono anche immaginabili. E dunque la tua storia calcistica con il Parma ebbe inizio nel novembre del 1987, quando dal Cesena per l'appunto arrivasti in prestito ai Ducali alla corte del presidente Ceresini in Serie B. Quell'anno in campionato, dopo solo 8 giornate, Mr. Zeman venne sollevato dall'incarico di allenatore e dal suo posto arrivò Mr. Giampiero Vitali, il quale restituì nuova linfa a quella squadra, tant'è che a fine campionato chiudeste con l'11° posto. Ricordi quella tua prima stagione con la maglia gialloblu? Sì, la ricordo perché fu la mia prima esperienza lontano da casa, tra virgolette. Arrivai lì con tante speranze e riuscii anche a trovare una bella dimensione, perché dopo un paio di giornate di adattamento in cui andai prima in tribuna e poi in panchina, mi presi la maglia da titolare e non la mollai più. E quindi dal di lì cominciò un po' la mia carriera da calciatore vero e proprio, perché trovai così tanta considerazione, un allenatore, una società che puntavano sui giovani, e quindi diciamo che c'erano tutte le condizioni per poter crescere, per poter intraprendere la mia strada verso il calcio, quello vero, quello importante.
Dopo una stagione verosimile, con la guida sempre di Mister Vitali, per quella 89-90 Lorenzo Minotti divenne ufficialmente un nuovo giocatore del Parma a titolo definitivo. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Nevio Scala e dal calciomercato estivo arrivarono a rinforzo Zorato, Ganz, Pizzi e Catanese. Quel nuovo Parma partì subito bene in campionato, chiudendo il girone di andata al terzo posto. Poco dopo, il mondo del calcio pianse la dipartita del presidente Ernesto Ceresini. Tutto ciò cambiò inevitabilmente l'andamento della stagione, 6 sconfitte in 7 partite, ma Mister Scala riuscì a tenere unito quello spogliatoio, tant'è che a fine campionato raggiungeste il 4º posto e per la prima volta nei 77 anni di attività il Parma conquistò la prima storica, iconica promozione in Serie A. Lorenzo, che emozione fu? Ma direi che fu una stagione incredibile, perché come dicevo poc'anzi, Parma era un club che aveva una sua dimensione particolare, cioè l'obiettivo era quello di far crescere dei giovani e poi mandarli a giocare nelle grandi squadre e nella massima categoria, e quindi le prime stagioni a Parma furono affrontate con quegli obiettivi. Poi, come dicevi tu, ci fu una svolta, perché arrivò Scala, che l'anno prima aveva perso gli spareggi della Serie A con la Regina, e arrivò Pastorello come manager, e diciamo che ci furono i segnali che si voleva tentare di fare un passettino in più, però da lì poi a ottenere una promozione nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Però quella è stata una stagione che abbiamo costruito giorno dopo giorno, soprattutto durante il ritiro estivo, e magicamente la squadra ha trovato un'alchimia, ha trovato un'identità, ha trovato una qualità di gioco che l'hanno portata fin da subito ad essere protagonista in quel campionato di Serie B. Tanto è vero che concludevano l'andata proprio nella parte alta della classifica, e soprattutto con un derby vinto a Reggio Emilia che entusiasmò tutta la città. Poi, come ricordavi tu, ci fu la morte di Ernesto Ceresini, che per noi era quasi come un secondo padre, era una persona a cui volevamo un bene immenso, che ha dato quasi la vita per questa squadra e per il Parma Calcio. E quindi ci fu un attimo di sbandamento. Tra l'altro ci fu anche una vicenda, ci diedero una partita persa per un accendino che colpì Cascione durante la partita con la Regina. Però la forza morale di quel gruppo e la qualità tecnica riuscirono a riemergere e facemmo un finale di stagione entusiasmante, che si concluse nella maniera che nessuno poteva immaginare, con un finale perfetto, perché il giorno della promozione arrivò proprio col derby di ritorno contro la Reggiana, e quindi credo che quel giorno rimarrà indimenticabile nella memoria e nella mente dei tifosi parmigiani, perché sembrava un copione che nessuno ha scritto in maniera perfetta, cioè andare in Serie A per la prima volta nella propria storia battendo la rivale storica che è appunto la Reggiana. Quindi fu il giorno perfetto e fu una festa indimenticabile, e quindi ci trovammo improvvisamente a giocare in Serie A. Alla stagione 90-91 risale dunque l'esordio in Serie A del Parma di Mister Scala. Dal calciomercato arrivarono a rinforzo Taffareu, Grun e Brolin, non bene in Coppa Italia, dove foste eliminati al secondo turno, mentre in campionato la prima partita fu contro la Juventus, che vinse 2-1, ma quel Parma non si fece abbattere e dal suo primo campionato in massima serie chiuse il torneo al 6º posto finale, conquistando la qualificazione alla Coppa UEFA. Lorenzo, che stagione fu? Ma fu subito anche quella una stagione bellissima, perché come ricordavi, la prima partita emozionante contro la Juventus, e quindi ospitare campioni come Baggio, come Schillaci, nel Tacconi, nel nostro stadio, fu per noi una grande festa. Poi la seconda partita andammo a pareggiare a Roma contro l'Asse, quindi andammo a giocare all'Olimpico, un altro tempio del calcio italiano, e addirittura la terza giornata arrivò la prima vittoria in assoluto in campionato in Serie A, battendo il Napoli, campione d'Italia, il Napoli di Diego Armando Maradona. E quindi arrivarono subito dei segnali forti che quella squadra avrebbe potuto trovare una propria dimensione anche in Serie A. E così fu, perché fu un'annata bellissima, avvincente, e alla fine riuscimmo subito a centrare un obiettivo e a scalare ancora
posizioni, perché, come dicevi tu, poi acquisimmo il diritto di andare a fare le coppe europee, quindi facemmo già al primo tentativo uno step ancora ulteriore nella crescita di questo club, sia a livello nazionale che appunto a livello europeo. Riconfermato Mister Scala, sulla panchina dei Ducali nel campionato 91-92 non riusciste a replicare il risultato raggiunto l'anno prima, arrivando così al settimo posto finale, ma il 14 maggio del 1992 arrivaste a coronare un primo sogno giocando la finalissima di Coppa Italia contro la Juventus. La partita di andata finì 1-0 per i bianconeri con gol di Roberto Baggio, ma quella sera al Tardini ribaltaste totalmente il risultato vincendo 2-0 con gol di Melli e Osio, conquistando così la prima Coppa Italia della storia del Parma. Lorenzo. Ma il secondo anno fu altrettanto entusiasmante, perché, come dicevi tu, poi anche in quella stagione abbiamo raggiunto un risultato importante, abbiamo alzato la nostra prima coppa. Però il percorso non fu certo semplice, nel senso che arrivò l'eliminazione al primo turno in Coppa UEFA, una eliminazione anche amara, perché pareggiamo col CSKA Sofia 0-0 fuori casa, al ritorno vincevamo 1-0, facciamo una traversa, sbagliamo un rigore, poi proprio nei minuti finali subimmo un gol che ci condannò all'eliminazione. Però cosa successe? Che la domenica dopo, mentre eravamo in ritiro, arrivarono tutti i nostri tifosi, soprattutto i ragazzi della curva, e ci fecero la festa della squalificazione, cioè ci testimoniarono tutto il loro affetto, tutta la loro stima, tutta la loro voglia di continuare quel percorso che avevamo intrapreso, nonostante fosse arrivato, diciamo, una sconfitta cocente. E da lì ripartimmo, battemmo la Sampdoria quella domenica, campione d'Italia di Vialli e Mancini, e riprendemmo il nostro percorso, e quell'anno trovammo grande soddisfazione appunto nella Coppa Italia, che si concluse poi con una finale entusiasmante, perché, come ricordavi, recuperammo dopo aver perso l'andata contro la Juve al ritorno al Tardini, e quella fu un'altra serata magica, perché alzare un trofeo nel proprio stadio battendo la Juve era un altro sogno che si realizzava, e anche quella fu così, fu una notte di festa, una notte che non dimenticheremo mai, perché ci permise di essere protagonisti e di vivere un'esperienza che solo qualche stagione prima non pensavamo proprio di poter realizzare. La stagione 92-93 si aprì con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana subita contro il Milan per 2-1, ma quell'anno, con quella squadra certamente ancora più compatta e consolidata, arrivaste terzi a fine campionato realizzando ben 41 punti, e a suggellare un'annata davvero importante, il 12 maggio del 93 arrivaste a giocare la finale di Coppa delle Coppe contro l'Anversa. Al Wembley, dopo solo 9 minuti, Lorenzo Minotti segnò il gol del vantaggio gialloblu. Dopo soli 2 minuti l'Anversa pareggiò con Severense, ma Melli e Cuoghi chiusero i conti con il definitivo 3-1. Il Parma conquistò la sua prima ed unica Coppa delle Coppe. Lorenzo, che emozione fu? Beh, era un sogno che continuava, un sogno ulteriore, un ulteriore step, ma soprattutto fu la consacrazione di quella squadra che era partita dalla Serie B, di quel gruppo che da alcune stagioni stava stupendo e ogni anno andava migliorando, e adesso arrivava anche la consacrazione a livello europeo, e anche quella, cioè, per volontà di un destino che sembrava veramente disegnato in maniera straordinaria, andavo a giocare alla finale in quello che era considerato il tempio del calcio mondiale, cioè lo stadio di Wembley, con tutto il suo fascino, con tutto quello che comportava, e anche quella fu una notte meravigliosa, perché praticamente ci trovammo a giocare nella capitale inglese davanti a 15.000 parmigiani. Molti di noi che erano partiti dalla Serie B ricordavano benissimo che solo qualche anno prima giocavamo davanti a 3-4.000 persone al massimo a Parma, e nel momento in cui entrammo sul prato di Wembley ci rendemmo conto che avevamo realizzato qualcosa di straordinario, appunto perché c'era un muro di tifosi gialloblu veramente impressionante, e questo ci diede una carica
grandissima, non potevamo fallire quell'obiettivo, non potevamo concludere quel percorso se non alzando anche una coppa a livello europeo, e ci andammo a prendere quella vittoria. Fra l'altro, per me fu anche una notte indimenticabile, perché oltre ad essere il capitano, quindi avere l'onore di alzare la coppa, realizzai un gol, fra l'altro anche bello, perché fu un gol in semirovesciato, un gol abbastanza particolare, che rimane un po' la fotografia della mia carriera, ecco, quindi l'immagine che magari se mi chiedono di estrarre un'immagine dalla mia carriera, forse quel gesto tecnico, quella palla che si infila all'incrocio dei pali e poi la mia esultanza proprio sotto, sotto una tribuna piena di tifosi gialloblu, è qualcosa di stupendo. Altra stagione certamente memorabile fu quella 93-94, con il Parma arrivaste quinti in campionato, mentre in Coppa Italia doveste arrendervi in semifinale, ma il 2 febbraio del 1994 Capitan Minotti alzò al cielo la Supercoppa UEFA, conquistata in quella finalissima vinta 2-0 contro il Milan di mister Fabio Capello, capovolgendo totalmente il risultato rimediato all'andata quando i rossoneri vinsero 1-0. Lorenzo, che partita fu? Anche quella fu una vittoria particolare, magari non ebbe l'eco delle altre, delle prime due, perché era una competizione che fra l'altro si giocò a gennaio, in un momento della stagione in cui c'era molto freddo e non c'era tantissima gente allo stadio sia all'andata che al ritorno, però fu una vittoria significativa per noi, perché prima battemmo una squadra incredibile che era il Milan di Capello, che stava mettendo successi su successi. E poi perché anche lì ribaltammo una sconfitta dell'andata, perdemmo il Tardini con gol di Papin, andammo a vincere a San Siro, e forse quella sera fu la gara in cui giocammo con maggior qualità, fu la partita più bella, ecco, dal punto di vista proprio tecnico, della qualità del gioco di tutto quel periodo, proprio fu la consacrazione dei concetti, della filosofia di calcio che predicava Scala, e andammo a prenderci una vittoria veramente importante. La stagione si concluse poi con la finale di Coppa delle Coppe il 4 maggio del 1994, quando però non riusciste a replicare il successo ottenuto l'anno prima, perdendo questa volta di misura 1-0 contro l'Arsenal. Sì, ecco, quella invece fu una delusione forte, e forse fu la prima battuta d'arresto di quel gruppo, di quel ciclo, perché arrivavamo molto carichi, fra l'altro nessuna squadra mai nella storia della Coppa delle Coppe aveva vinto il trofeo 2 anni di seguito. C'era una sorta di maledizione, tra virgolette, tant'è vero che l'anno dopo l'Arsenal, campione in carica, perse contro una squadra spagnola proprio all'ultimo minuto su un gol incredibile trovato dagli spagnoli. Però tornando alla nostra sconfitta, fu una battuta d'arresto che accusammo, anche perché ci tenevamo tanto, fra l'altro contro un avversario molto prestigioso, però diciamo che con il senno del poi capimmo che non dovevamo perdere alcune caratteristiche, cioè la compattezza del gruppo, l'umiltà, la voglia tutti insieme di andarci a prendere un obiettivo, e sotto questi aspetti qualcosa ci mancò quella sera a Copenaghen, e puntualmente pagammo quella mancanza con una sconfitta. Arriviamo dunque alla stagione 94-95. La Serie A italiana divenne quell'anno teatro di un'incredibile testa a testa tra Juventus e Parma in campionato tanto quanto nelle coppe. Nella massima serie fu la Juventus ad avere la meglio in entrambi gli scontri diretti, conquistando così lo scudetto dopo 9 anni di astinenza. Altrettanto accadde in Coppa Italia. Poi però arrivarono le finali di Coppa UEFA. Al Tardini il Parma vinse 1-0 con gol di Dino Baggio, mentre il 17 maggio del 1995 la partita di ritorno finì 1-1, e così Capitan Minotti poté alzare al cielo la tanto desiderata Coppa UEFA. Lorenzo, che momento fu? Ma come ricordavi, fu un anno molto particolare ed entusiasmante, perché fu un testa a testa clamoroso con la Juve su tutti i fronti, e quindi ci trovammo a dover competere con la squadra di Lippi e con tutti i suoi campioni. Fra l'altro quella è una squadra che poi
nelle stagioni successive si andrà a prendere la Champions, quindi significa che erano veramente forti. E noi cercammo di essere così, degli antagonisti all'altezza. E probabilmente nel campionato loro ebbero più continuità e avevano sicuramente dalla parte loro la storia, la tradizione, l'abitudine ad ottenere certi traguardi, mentre noi riuscimmo a prevalere in ambito europeo dopo due finali entusiasmanti. La prima al Tardini vincemmo 1-0, ma molto fatica, e forse il risultato non rispecchiò proprio l'andamento della partita, però al ritorno ci tenemmo stretta quel piccolo vantaggio e lo capitalizzammo in una serata indimenticabile, perché si giocava a San Siro, lo stadio stracolmo, c'erano 70.000 juventini, 12.000 del Parma. Fu veramente una di quelle serate che rimangono impresse nella mente di chi le ha vissute in maniera indelebile, sia di chi era in campo ma anche di chi era sugli spalti, e un'altra di quelle, così, di quelle vittorie che lasciano il segno, che a Parma credo non dimenticheranno mai. L'ultima stagione di Mister Scala sulla panchina del Parma fu quella 95-96, che, anche se non portò alcun trofeo in bacheca, restò davvero indimenticabile per tanti tifosi. Dal calciomercato estivo arrivò a vestire la maglia del Parma il pallone d'oro Stoichkov dal Barcellona. Il 19 novembre del 95 invece un giovane 17enne fece il suo esordio tra i pali del Parma, si chiamava Gianluigi Buffon, e ancora quell'anno fece il suo esordio con la maglia gialloblu anche un altro futuro campione del mondo, Fabio Cannavaro. Certamente una stagione che avrebbe chiuso un ciclo. Il Parma arrivò sesto in campionato, in finale di Supercoppa Italia perdeste il trofeo contro la Juventus, che vinse 1-0, in Coppa delle Coppe usciste ai quarti, mentre in Coppa Italia ancora prima al primo turno. Ad ogni modo quella fu anche, diciamo, l'ultima stagione per il capitano Lorenzo Minotti, che poco dopo, nel successivo mercato di novembre, accettò il trasferimento al Cagliari. Sì, non proprio a fine stagione, perché poi andai via nel successivo mercato di novembre, quindi dopo l'annata successiva cominciai col Parma, con Ancelotti che era diventato un nuovo allenatore del Parma, e poi, diciamo, lasciai la città emiliana a novembre. Per ritornare all'ultima stagione del periodo di Scala, ma diciamo che già fin dall'inizio di quella stagione arrivarono dei segnali forti che quel ciclo, cioè il nostro ciclo, ma non soltanto di quel gruppo di giocatori ma anche di Scala e di Pastorello, stava finendo, perché era nato così tanta voglia all'interno della Parmalat, che era la proprietà, di alcuni dirigenti di voler interessarsi anche della squadra. E tant'è vero che l'acquisto di Stoichkov fu quasi imposto dalla proprietà, anche perché si pensava che bisognava puntare fortemente a vincere lo scudetto, cioè quell'obiettivo che ci mancava, e si cominciò a cambiare un po' strategia, quando secondo me invece la strategia giusta era quella che era stata intrapresa ancora una volta da chi gestiva la società in quel momento, perché l'anno prima, come abbiamo detto, arrivavamo secondi in campionato, secondi in Coppa Italia, vincemmo la Coppa UEFA con 13 giocatori che erano tornati dai mondiali del 94 e molti di noi non avevano fatto neanche le vacanze estive, e quindi l'anno dopo secondo me quella squadra più riposata, è una squadra più consapevole, poteva sicuramente migliorare. E Pastorello aveva fatto due acquisti, tu l'hai ricordato, Pastorello aveva aggiunto due giocatori alla nostra rosa, che erano Fabio Cannavaro e Filippo Inzaghi, cioè due ragazzi che poi sarebbero diventati giocatori fantastici, per cui diciamo che secondo me la strategia poteva essere ancora quella e poteva dare ancora dei risultati. Invece l'arrivo di Stoichkov, che fra l'altro con noi ebbe un rapporto fantastico, cambiò un po' le carte in tavola, tant'è vero che Scala, per poter far convivere Stoichkov con Zola, con Aspriglia, con Melli, cambiò anche il modulo, cominciamo a giocare in maniera diversa, e l'inizio fu molto problematico, tant'è vero che arrivò l'eliminazione in Coppa Italia, in campionato non partimmo bene, tant'è vero che Scala poi ritornò sui suoi passi, ritornò sulle certezze tattiche che ci avevano portato grandi risultati, e in campionato cominciamo a recuperare. Poi ci fu l'esordio che hai ricordato anche di Buffon,
e la stagione la rimettemmo in piedi, anche se però quell'anno lì facemmo i quarti di finale contro il Paris Saint-Germain e a Parma c'era lo stadio, diciamo, mezzo vuoto, quindi quello era un segnale che qualcosa si era rotto nell'atmosfera che ci aveva accompagnato fin lì e che probabilmente era giusto così ripartire con un nuovo ciclo e con dei nuovi protagonisti. E quindi dall'anno dopo si concluse il ciclo di Scale di Pastorello e si ripartì per così, per avventure diverse che portarono anche dei bei risultati a una squadra fantastica, perché di lì a poche stagioni Parma aveva una squadra piena di giocatori formidabili e straordinari. Lorenzo, con 280 timbrature ufficiali, con quella maglia hai scritto per sempre il tuo nome nella storia di questo club come quinto giocatore in assoluto per numero di presenze in campo, vivendo una squadra in continua evoluzione, accudendo giovani stelle nascenti del calcio italiano che poterono dunque crescere accanto a voi. Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso la maglia del Parma? Ma guarda, dopo tutto quello che abbiamo raccontato è difficile, diciamo, estrapolare o mettere un ricordo o una vittoria davanti a tutte le altre. Direi che fu un percorso straordinario, ma soprattutto fu straordinario perché c'erano delle condizioni che secondo me erano, saranno e sono irripetibili, perché era la prima volta di un club in Serie A in Europa, era la prima volta di una città, di una tifoseria a vivere momenti così alti a livello sportivo, era la prima volta per un gruppo di giovani, cioè tanti di noi erano, ripeto, che facevano parte di quella squadra, eravamo insieme fin dalla Serie B e quindi facevamo tutto un percorso insieme, tant'è vero che con alcuni, per esempio, poi ho condiviso anche le prime esperienze in nazionale, l'esperienza al Mondiale del 94, quindi diciamo che è difficile estrarre un momento, un ricordo o qualcosa di particolare, ma direi che proprio tutto quel ciclo ha delle peculiarità e delle caratteristiche che sono straordinarie, irripetibili e uniche. Qual è stato invece il momento più difficile? Ma il momento più difficile sicuramente è stato quello che ricordavamo quando ci ha lasciato Ernesto Ceresini e ci fu veramente un attimo di smarrimento, perché era forse quello che più di noi avrebbe desiderato vedere il Parma in Serie A, e perderlo proprio quando questo obiettivo, questo momento si stava avvicinando fu veramente drammatico. E poi direi che durante gli altri anni sono sempre stati momenti esaltanti, ci sono sempre stati anche degli ostacoli o dei momenti, ma quelli fanno parte un po' della quotidianità, dei momenti difficili, delle sconfitte da superare. Come ti dicevo, probabilmente se devo tirare fuori un altro momento, per me la delusione grande fu la sconfitta con l'Arsenal a Copenaghen in Coppa delle Coppe, e quella fu una di quelle sconfitte che almeno dentro di me ha lasciato un segno. Il coro dei tifosi del Parma che porterai per sempre nel cuore. Ma ce ne sono tante di canzoni, di cori, quindi direi che così non è facile sceglierne uno, anche perché poi ho vissuto anche stagioni da dirigente, ce ne sono stati, ecco, quelli sono stati momenti difficili, quando poi arriverà il crack della Parmalat, in quel momento, ecco, magari quel momento lì è più legato a dei cori o degli attestati di vicinanza, di amore, di passione della tifoseria. Nei momenti delle vittorie c'erano cori per tutti e così. E allora siamo arrivati alla domanda finale. Grazie anche a te di vero cuore per aver condiviso questi indimenticabili ricordi con tutti gli amici di Campioni con Lode. Chiudiamo con il saluto del capitano Lorenzo Minotti a tutti i tifosi del Parma nel mondo. È stato bello così ripercorrere quelle tappe di un percorso che è stato, come ho ripetuto ormai, direi forse ho anche stancato usando questi aggettivi, però è stato un percorso meraviglioso, irripetibile, unico, che ci ha legato e segnato per sempre. Quindi direi che io devo dire grazie ai tifosi, ma anche a tutta la città di Parma, perché è stato un momento della mia vita entusiasmante, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. È stato un percorso importante per me, formativo. Sono arrivato che non ero ancora ventenne, me sono andato che ero già diventato padre, sposato, da uomo cresciuto e maturo, e quindi direi che è stato
cioè una full immersion sportiva e umana che non potrò mai dimenticare, quindi devo solo dire grazie a quella tifoseria e a tutte quelle persone che ci hanno sempre accompagnato e sono state protagoniste con noi di un'avventura che rimarrà sempre nella storia del calcio italiano e del calcio europeo.